La polizia tedesca e quelle dell'area Schengen hanno lanciato mercoledì una gigantesca caccia all'uomo per catturare il killer del mercatino di Natale che lunedì sera ha provocato 12 morti e 48 feriti al volante di un tir lanciato sulla Olla. Secondo fonti di polizia si tratterebbe di un giovane tunisino di 21 anni, i cui documenti sono stati ritrovati nel tir della morte. Ed è stata anche messa in evidenza l'eroico tentativo fallito dell'autista, un polacco, di cercare di neutralizzarlo, ma senza successo. Tra l'altro, si è venuto a sapere che era passato in Italia nel 2012 e poi aveva raggiunto la Germania nel 2015, fermato dalla polizia d'agosto con un falso documento di identità. Intanto sembrano affievolirsi le speranze per l'italiana, data per dispersa dopo l'attentato. Secondo una confidenza fatta dalla madre al vescovo di Sulmona, le speranze di trovarla in vita sono minime. Intanto c'è stato un incontro a Berlino tra il ministro dell'interno Steinmeier e quello italiano Alfano, che si sono recati sul luogo dell'attentato. Mimmo Siena, Speciale News. Mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Lavoro Poletti è stata presentata da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Lega. Lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio stampa di Sinistra Italiana. Al centro dell'interrogazione le parole di alcuni giorni fa del ministro Poletti sul numero crescente di giovani che vanno all'estero. Parole che, nonostante le scuse arrivate su Facebook, hanno messo in evidenza una situazione certamente non semplice. E tra l'altro ha fatto pure bufera la notizia del mezzo milione di euro di contributi pubblici ricevuti dal figlio del ministro, direttore di un settimanale. Per questo c'è stato anche un esposto in procura e alla Guardia di Finanza. Anche la minoranza del Partito Democratico ha messo in evidenza che se il ministro Poletti non toglierà i voucher ci sarà sfiducia. Insomma, dunque, un altro banco di prova per il neogoverno Gentiloni alle prese con una grana difficile da digerire. Mimmo Siena, Speciale News. È tornato a Foggia uno degli appuntamenti più importanti nel mondo dello street food. Si tratta di Livando, che torna con l'edizione natalizia. Il taglio del nastro è avvenuto mercoledì alla presenza dell'assessore alla cultura del comune di Foggia, Anna Paola Giuliani, insieme alla presidente dell'associazione di Terra di Mare, Esther Fracasso. Fino alla vigilia di Natale ci si potrà fare scorpacciata con pettoli e pizze fritte senza glutine. Si attende il successo dello scorso anno, quando i foggiani avevano preferito lo street food al piatto e a tavola, aperto dalle 11 fino a mezzanotte e pronto ad accogliere i fan del cibo mordi e fuggi, il tutto annaffiato con birre artigianali. Si va da tutte le tipologie di hot dog, panini di mare, salse, paposcia, dalla classica alla vegetariana fino a quella vegena. Si conferma dunque ancora l'importanza nel mondo della cultura enogastronomica per una città come Foggia, che, come aveva detto l'assessore Giuliani in un'intervista esclusiva al nostro telegiornale un mese e mezzo fa, fa di Foggia una delle realtà più belle. E non solo. Mimmo Siena, Speciale News. Gigi Morinelli, coach della Castellano Udas, siamo a poche ore da un big match attesissimo, terza di ritorno contro la seconda in classifica, il Pasca Nardò, per rimediare all'unica sconfitta della stagione che avete subito in terra salentina, agli inizi del campionato. Sì, una partita che aspettiamo per prenderci la nostra rivincita. Nardò, rispetto secondo me alla partita di andata, è cresciuta moltissimo, così come siamo anche cresciuti noi. Quindi sarà una partita vincente, dura, intensa sicuramente sia in campo sia dagli spalti. E noi siamo pronti a questa gara e quindi ce la metteremo. Tra l'altro c'è stato veramente poco tempo per riposare, per ricaricare le energie dopo l'ennesima vittoria che avete ottenuto in trasferta a Ruvo, tra l'altro contro un ex di lusso come Guglielmo Serazzi. Sì, diciamo, pensavamo che la partita di Ruvo potesse scivolare facilmente, invece comunque almeno per 2 quarti è stata intensa e abbiamo sprecato un po' di energie.
Niente, ci tocca un altro turno infrasettimanale, visto che è il sesto e il settimo che affrontiamo. Di conseguenza, prepariamo la partita relativamente, perché non sono abituato a pensare già alla partita di Nardò quando avevamo ancora quella del Ruvo. Quindi pensiamo una partita alla volta e niente, per la stessa cosa immagino farà Nardò, quindi in quei pochi giorni che abbiamo cerchiamo di lavorare sui giocatori avversari e sui giochi di Nardò. Certo che sin dall'inizio del torneo la città in pratica si è innamorata di voi, seguendo le vostre imprese in casa, in trasferta. Certo, indubbiamente questo può essere un vantaggio in più per voi, Gigi. Ah, il fatto che giochiamo in casa sicuramente può essere un vantaggio avere il pubblico dalla nostra parte, però spesso e volentieri, nel senso se affrontiamo la partita così come abbiamo affrontato il derby, sarà difficile da batterci. E sicuramente il sesto uomo farà la sua parte, ma spesso e volentieri nelle occasioni importanti il fatto di giocare in casa magari subisci troppo quella pressione, però devo dire che comunque i ragazzi sono tranquilli, lavoriamo come sempre, e niente, speriamo che vada tutto bene. Importanti verdetti sono emersi nel secondo anticipo della 18ª giornata del campionato di Serie A. A San Siro, mercoledì sera, l'Inter ha battuto la Lazio con il punteggio di 3-0. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi si tratta di uno stop difficile da digerire, anche in conseguenza della lotta per il terzo posto in classifica che vale la Champions League. Le reti sono state realizzate nel secondo tempo da Baniga e dalla doppietta di Icardi. Mentre Juventus e Milan hanno rinviato a causa della Supercoppa italiana gli impegni contro Crotone e Bologna, l'attenzione si sposta sulle dirette inseguitrici dei bianconeri, ossia Roma e Napoli. I giallorossi di Spalletti sono attesi ad una prova importante all'Olimpico contro il Chievo, mentre il Napoli è in trasferta in terra toscana contro la Fiorentina. Sfide salvezza in importanza per quanto riguarda Palermo Pescara e Cagliari Sassuolo, mentre attesa per il riscatto del Torino. Completano il quadro della giornata la sfida di Marassi tra Sampdoria e Udinese.